ci siamo. Con una nuova truffa. Qualche giorno fa ho pubblicato un oggetto in vendita sul marketplace e il giorno dopo ricevo questo messaggio. Ciao. Rispondo: sei interessato all'acquisto? Risposta: in sintesi, vuole lasciarmi tutta l'eredità. Decido di stare al gioco, la ringrazio e dico: ma perché proprio me? Uno sconosciuto. La risposta mi dice che gli hanno dato pochi giorni di vita e quindi ha aperto Facebook e ha deciso di prendere la prima persona che capitava e donare tutti i suoi averi. Insomma, devo considerarmi un eletto, segno del destino. Ma sono lusingato, rispondo io, e di come dovrebbe avvenire questa donazione? Semplicemente devo scrivere l'email che mi ha fornito e sarò contattato dal suo gestore patrimoniale che mi seguirà per tutte le pratiche. Contatto l'email e si presenta il gestore patrimoniale dell'anziana signora. Spiega che ovviamente la donazione deve essere fatta in regola, andrà quindi registrata al fine di ottenere un documento ufficiale che potrà dar seguito al trasferimento del patrimonio. Mi chiede ovviamente i dati anagrafici. Rispondo quindi con dei dati falsi, visto che non mi è stato richiesto alcun documento di identità. Mi chiamo Johnny Profondo. Nato a Milano nel 30 febbraio del 1969. Residente a Milano in via della Tranquillità, al numero 666. Domani sarà pronto il documento di donazione, che dopo la firma andrà registrato agli uffici competenti. Ma si sbrighi, perché la signora si è proprio aggravata nelle ultimissime ore. Fantastico, dico io. È solo un piccolo particolare. E qui che arriva la truffa vera e propria. Per rendere valido l'atto di donazione dovrò pagare al ministero francese una tassa di successione di 228 euro. Andranno pagate direttamente a lui. Penserà lui poi a versare questa somma al ministero francese, in quanto, non essendo cittadino francese, è molto complicato poter fare dei versamenti per un atto di donazione. E attenzione, puntualizza anche che non mi chiederà alcuna commissione extra, nemmeno un centesimo in più. Fine della truffa, o almeno fino a che non.